È il sovraindebitamento dei cittadini una delle conseguenze più frequenti del periodo di crisi economica che stiamo vivendo. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una nuova legge che offre un sostegno pubblico alle persone che si trovino in difficoltà per un eccesso di debiti. La legge ha due obiettivi fondamentali. Il primo è quello di allargare la platea dei beneficiari. La precedente legge sull'usura della Regione Piemonte aveva un fondo di solidarietà solamente per le vittime di usura, ma noi sappiamo oggi, grazie alle ricerche dell'Eurispes ad esempio, ma soprattutto grazie alle indagini della magistratura, che la nostra regione vede purtroppo molte vittime anche di estorsione e molte persone sovraindebitate. Allora noi allarghiamo il fondo di solidarietà e dalle sole vittime di usura lo estendiamo anche le vittime di estorsione alle persone anche sovraindebitate. Il secondo elemento invece di novità riguarda proprio il ruolo della Regione, che da ente che eroga un contributo diventa un soggetto attivo nell'ambito della prevenzione di questi fenomeni e quindi metterà in campo tutta una serie di servizi quali sportelli di ascolto, accompagnamento alla costituzione di parte civile, supporto psicologico per le vittime. Ma l'elemento di assoluta novità è la costituzione di un organo di conciliazione della crisi, un ente che è previsto dalla legge nazionale 3 del 2012, che prevede una procedura di esdebitazione per quelle persone che non possono accedere al diritto fallimentare. Quindi è uno strumento concreto a cui i cittadini possono fare riferimento nel momento in cui sono sovraindebitati, quindi potranno rivolgersi a questo organo di conciliazione e troveranno dei professionisti che li accompagneranno nella procedura di esdebitazione. Con questa legge riusciamo, almeno in Piemonte, prima regione italiana, ad attivare gli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 3 del 2012 e di fatto rimasti lettera morta. Rimasti lettera morta anche perché probabilmente non c'è stata neanche la reale consapevolezza dell'utilità dello strumento. E quindi in questo credo che come piemontesi possiamo essere contenti di aver fatto un passo avanti anche magari come esempio per altre realtà. Poi, dopo 21 anni, il ruolo dell'osservatorio, che fisiologicamente doveva cambiare ed evolversi ai tempi, si trasforma, cambia la struttura, cambia anche l'articolazione dello strumento e crediamo che possa essere più aderente agli scopi per cui è stato costituito, non quelli per cui poi si è trovato a operare nel corso del tempo. Complessivamente è un intervento utile, è un intervento positivo rispetto al quale credo che possiamo essere contenti a livello di consiglio nella sua globalità e credo che anche questo sia importante perché abbiamo lavorato su questo, potrei dire davvero tutti insieme e con gli stessi obiettivi, fatte eccezioni poi magari per altri per alcune realtà, però nel complesso credo che sia un intervento importante per tutto il Piemonte e per questo Consiglio. Come cambia il ruolo dell'osservatorio con l'approvazione di questa nuova legge? Ho collaborato col primo firmatario della proposta di legge per potenziare anche l'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, aggiungendogli appunto le competenze sul sovraindebitamento e sull'estorsione. In più si amplia anche la partecipazione proprio all'organismo osservatorio aggiungendo un membro della giunta regionale e un membro dell'ufficio scolastico regionale. Inoltre da ora l'osservatorio potrà collaborare anche con altri enti e istituzioni che possono anche fornire dei dati sui quali poi l'osservatorio potrà lavorare. Collegato alla legge è stato anche approvato un ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Un ordine del giorno che abbiamo presentato per combattere l'usura bancaria e schierare la Regione Piemonte in questa battaglia. L'usura non la porta avanti solo la malavita organizzata, purtroppo esiste un fenomeno di usura portato avanti anche dagli istituti di credito, con anatocismo, con interessi usurari, con capitalizzazione degli interessi passivi. Sono delle vere piaghe per i correntisti e noi finalmente siamo riusciti a schierare l'ente regionale contro questa pratica davvero odiosa.